In questo video parleremo di un dolore muscoloscheletrico molto molto comune, ovvero del dolore in mezzo alle scapole, quel tipo di dolore che frequentemente magari possiamo avere quando siamo molto seduti in una posizione, che si manifesta con magari molto seduti in macchina, che si manifesta con una tensione uniforme o da tutti e due i lati o da uno in particolare, e che a volte addirittura prende la forma di una sorta di spillo, una sorta di pugnale che ci prende in mezzo alle scapole e iniziamo a fare strani movimenti per cercare di strecciarlo, per cercare di ridurre questo dolore. Questo tipo di dolore è molto tipico, ha una serie di cause ben precise che tra l'altro spessissimo non sono nel punto in cui si manifesta, e in questo video andiamo a vedere appunto che cosa lo causa, ma soprattutto andiamo a vedere una strategia ed un piccolo programma di esercizi che ci può aiutare a migliorarlo e pian piano risolverlo. Continua a guardare, se il video ti sembra interessante lascia un mi piace, non dimenticare di iscriverti ai miei canali e soprattutto non dimenticare di guardare il link nella descrizione del video, perché puoi trovare tutti quelli che sono gli approfondimenti riguardo a questo argomento e in particolare riguardo al dolore in mezzo alle scapole. Puoi trovare l'accesso gratuito alla versione di prova del mio videocorso La postura non basta, che è un videocorso dove vado ad affrontare tutte quelle che sono le tematiche posturali e fornire una serie di programmi specifici con tutti i test, diciamo, per capire qual è più adatto al tuo caso, proprio per migliorare la postura e non solo, come dice il titolo stesso. Allora, parlando di dolore in mezzo alle scapole, nella mia esperienza è ben difficile che si tratti soltanto di una dorsalgia, quindi dolore dorsale, parte centrale della schiena, che deriva dalle vertebre. È molto molto più frequente che ci siano altre cause, e adesso vediamo quali e perché ho avuto sempre questo tipo di esperienza, perché ho sempre avuto pochissimo riscontro negli anni dal cercare di arrabbiarmi con questa zona, e ho sempre avuto molto più riscontro nel cercare di arrabbiarmi e migliorare le altre zone che adesso andrò ad elencare. E in particolar modo nel dolore in mezzo alle scapole è importante la zona cervicale. Infatti molto spesso le persone con dolore in mezzo alle scapole traggono beneficio da esercizi di rilassamento del tratto cervicale, che vedremo. Perché? Perché il trapezio, uno dei più grandi muscoli cervicali, ha la sua inserzione, ha un suo punto finale più o meno a metà schiena. Siccome è molto frequente avere tensioni eccessive del trapezio, è frequente la tensione in quest'area, o solo su un lato o su entrambi. Altro meccanismo, altra zona molto importante, è sicuramente la zona del torace e del diaframma, perché gli stati di contrattura del muscolo diaframma, che è un muscolo respiratorio, molto spesso si manifestano con una tensione in questa zona, e lo si vede perché? Perché facendo esercizi di rilassamento, respirazione, che vedremo, il dolore in questa zona migliora. E tra l'altro su questo tipo di argomento, sul diaframma, c'è una cosa molto interessante, ovvero che il diaframma è uno dei principali muscoli respiratori, ma uno dei principali muscoli che va in spasmo, in contrazione, quando siamo sotto stress, quando aumenta il nostro stato di tensione nervosa. E quindi è molto frequente che quando aumenta il nostro stato di tensione nervosa aumenti la contrattura del diaframma, e questo ci generi la problematica di tipo dorsale. E poi naturalmente lascio per ultimo, perché ovviamente ci sono anche le cause locali ma per mia esperienza sono meno frequenti, abbiamo appunto le problematiche di tipo posturale, ovvero più la nostra schiena è piegata in avanti, più le nostre spalle sono chiuse, naturalmente più tendiamo a scaricare in questa zona per un semplice motivo meccanico. Quindi nel nostro programma di allenamento, nel nostro programma di esercizi, cercheremo di coprire tutti questi aspetti di cui ho parlato per cercare di attaccare questo genere di dolore in mezzo alle scapole in tutte le sue componenti. Allora, vediamo gli esercizi e la strategia in generale. Allora, abbiamo detto una delle prime cause, un'importante causa di dolore scapolare viene dalla tensione del trapezio, quindi una tensione che viene dal tratto cervicale. Quindi che cosa voglio fare? Voglio sicuramente cercare di ridurre la tensione del muscolo trapezio, e voglio farlo cercando di allungarlo, di distenderlo. Per distendere il muscolo trapezio uno degli esercizi più efficaci è questo. Allora, prima cosa, blocchiamo la scapola, e blocchiamo la scapola semplicemente portando dietro il braccio. In questo modo la scapola rimane ferma. Secondo passaggio, raddrizzo le spalle, raddrizzo lo sguardo
Terzo passaggio, inclino la testa. A questo punto si sarà già creata una tensione in questa posizione a lato del collo. Questa è la tensione che sto cercando, deve essere lieve. La vado a consolidare, diciamo, la vado ad aumentare leggermente con l'aiuto della mano, portandola sull'orecchio. E basta, non devo fondamentalmente sentire una tensione forte, anche perché da questa posizione una cosa che voglio fare è inspiro ed espiro profondamente. Questo mi aiuta a mobilitare anche il diaframma, altro muscolo importante che adesso vediamo, ma a completare l'allungamento. Quindi devo sentire che se quando inspiro ed espiro la tensione è eccessiva, perché aumenta troppo per esempio quando inspiro, allora devo ridurre un pochino la mia posizione di tensione. Quindi la tensione deve essere accettabile per tutta la durata dell'esercizio, sia in ispirazione che in espirazione. Andrò a fare 4-5 respiri da una parte, 4-5 respiri dall'altra, 3-4 volte per lato. Secondo passaggio, il lavoro sul diaframma, che in parte abbiamo già iniziato con le respirazioni profonde, ma insieme a queste respirazioni profonde vogliamo metterci anche un po' di stimolazione in allungamento della gabbia toracica. Ora, siccome molto spesso parliamo di muscoli assai rigidi, quindi di ruggine che si è formata in queste strutture, anche qua vogliamo andare a creare delle tensioni lievi. Abbiamo due possibilità. Allora, la prima possibilità, porto indietro le spalle, inclino lateralmente, creo una tensione laterale e da qui mi limito a respirare profondamente. Anche qua, quando inspiro ed espiro, sentirò che la tensione cambia. Altra cosa che posso fare invece è prendere il braccio, tenerlo bene diritto e fare il cerchio più ampio possibile che riesco a fare, sempre mentre respiro profondamente, in un senso e naturalmente anche nell'altro, sempre mentre respiro profondamente. Sia che io stia usando il braccio, sia che no, vado a fare 4 anche qua, 4-5 respiri da una parte, 4-5 respiri dall'altra, 3-4 volte per lato. E poi abbiamo visto una componente importante del dolore in mezzo alle scapole, sicuramente la postura, l'anteposizione delle spalle. Quindi per cercare di aprire, di ridurre la tensione che si viene a formare in mezzo alle scapole, io posso utilizzare il classico esercizio con il bastone o in questo caso un manico di scopa. Come lo faccio? Con le braccia diritte, aperte poco più che le spalle, tengo diritte e porto leggermente dietro la testa. Quando sono leggermente dietro la testa, con le braccia ben diritte, io devo avvertire una lieve tensione. In chi ha una discreta mobilità delle spalle, magari questa tensione, per esempio io adesso sono leggermente dietro la testa, ma questa tensione non c'è molto perché potrei andare ancora parecchio. Quindi che cosa faccio? Stringo un pochino e arrivo in una posizione dove c'è una leggera tensione dietro le spalle, a livello delle spalle, quando sono dietro la testa. Tengo 4-5 secondi, ritorno e ripeto. Ripeto una decina di volte, poi riposo e posso fare un 3-6, quindi una trentina di ripetizioni in tutto. Altra cosa che può essere molto utile, che non è un esercizio ma un tipo di allenamento, è l'allenamento aerobico abbastanza intenso, ovvero la corsa, la bici, a patto che ci facciano venire un po' il fiatone. Questo perché? Perché quando ci viene il fiatone noi andiamo ad aumentare il ritmo respiratorio, quindi andiamo a mobilizzare la gabbia toracica. E visto che abbiamo visto che una delle cause importanti è sicuramente la contrattura del diaframma, se noi ci facciamo venire il fiatone moderato naturalmente e andiamo a mobilizzare la gabbia toracica, piano piano queste rigidità diminuiscono e quindi anche il dolore in mezzo alle scapole può diminuire. E infatti molto spesso capita di persone che quando vanno a correre, per esempio, si riduce questo genere di dolore, anche se stanno facendo del movimento fisico, proprio perché un po' si abbassa la tensione nervosa in generale, che anche quella gioca un buon componente, e poi perché stanno mobilizzando la gabbia toracica e quindi si riducono le tensioni del diaframma. Il diaframma è costretto a lavorare meglio perché deve fornirci l'ossigeno
l'ossigeno di cui abbiamo bisogno, naturalmente a patto che non stiamo esagerando con lo sforzo. Bene, quindi applicando questi esercizi e magari facendoci anche un po' di attività aerobica a buona intensità, naturalmente se non sei una persona che già la fa, perché chiaramente la strategia funziona se vai a fare qualcosa che non sei abituato, magari un po' sedentario, vai a smuovere un po' la gabbia toracica facendo attività aerobica, questo sicuramente funziona. Se già un maratoneta ovviamente rischia di funzionare meno, però abbinando esercizi e strategia di allenamento aerobico sicuramente si possono ottenere dei buoni risultati su questo tipo di dolore molto molto comune, che è il dolore in mezzo alle scapole. Bene, per questo video è tutto, se il video ti è sembrato interessante lascia un mi piace, non dimenticare di iscriverti ai miei canali, non dimenticare di guardare il link nella descrizione del video in modo da poter provare gratuitamente anche il mio videocorso La postura non basta, perché è un videocorso davvero ricco di strategie e davvero ricco di diciamo test di autovalutazione per capire quali sono le strategie più adatte al tuo caso, che quella è molto molto importante. Grazie dell'attenzione e ci vediamo alla prossima.